non siamo qui per raccontare quello che abbiamo raccontato mille volte. Stamattina siamo qui perché in questa piazza stamattina ci sono agricoltori, allevatori, commercianti, in piccole rappresentanze ovviamente, perché non ci dite perché non vengono, chiedetelo a loro, perché sono tutti a piangere purtroppo, ma non vengono, non partecipano, probabilmente hanno qualche problema a partecipare, e non è una condanna, li giustifichiamo. Il problema è che vogliamo stamattina invece parlare con questi giudici di questo palazzo, di questo tribunale, con grande rispetto per i ruoli, perché per carità non è, loro sono giudici, noi siamo le vittime di questo sistema, ma una cosa è certa, che non vogliamo morire stritolati e non vogliamo farci vendere gli immobili al 10% del valore che è stato dato alla CTU. Questo è accaduto qualche giorno fa, l'ultimo in ordine di tempo, nient'altro che quello. Stiamo parlando di due appartamenti venduti a Vittoria di 160 metri quadri ciascuno, con annesso garage di 100 metri, valutazione del CTU 300.000 euro, vendita aggiudicata a casa aggiudicata al prezzo di 39.000 euro. Se questa è l'applicazione della giustizia, noi non ci stiamo, l'abbiamo detto mille volte, però volevamo dirlo al presidente, al neo presidente Baracca, avevamo chiesto un incontro per dirgli cambiamo atteggiamento, per favore. C'è un articolo che è il 164 bis che parla di prezzo vile e dice che quando il valore dell'immobile scende sotto il 50% della valutazione del CTU e dopo la terza asta bisognerebbe, il giudice può bloccare l'asta, bloccatele, non regalate alle SPA che vengono dall'Inghilterra, addirittura in provincia di Ragusa ci sono società che vengono inglesi, che hanno sede in Inghilterra, che comprano le aste giudiziarie in questa provincia. Se dobbiamo fare questo, dobbiamo regalare imprese storiche di gente onesta, con i calli alle mani, probabilmente, o che ha lavorato onestamente per una vita, negozi, attività commerciali, che hanno lavorato per una vita nelle città, che tutti conoscono essere persone per bene, che hanno avuto un problema per la crisi, non ci pare normale, non è corretto vendere le attività o gli immobili di queste persone ad uno sconto, con uno sconto del 90%. Allora questo vogliamo dire a questi giudici, cambiate atteggiamento. Faccio l'ultimo esempio, a Ragusa esisteva un gioiellino commerciale, si chiamava Ragusa Latte, 6 milioni di latte non pagato, 160 famiglie coinvolte, benissimo. Queste 160 famiglie, ci sarà qualcuno che probabilmente scivolerà con un assegno che non ha potuto pagare. Li massacriamo dopo il danno della Ragusa Latte, li massacriamo addirittura con la beffa delle aste giudiziarie. Regaliamo quelle imprese, quelle aziende zootecniche, le regaliamo a qualcuno che probabilmente non sa come fare investimenti e va a trovare nell'agenzia immobiliare del tribunale l'investimento migliore. E allora, io dico che questo atteggiamento, solo questo chiediamo, con grande educazione e rispetto, ripeto, per i ruoli, ma non può essere che tutto questo continui così. È ovvio che i debiti si pagano, io so che cosa pensa chi ci ascolta, i debiti vanno pagati, ma chi è di mezzo ad un'attività commerciale, chi ha una partita IVA, sa di che cosa stiamo parlando e capisce perfettamente di che cosa parliamo. Ora, i debiti si pagano e non si può essere fuori dalla legge. Ma a loro chiediamo di aggrapparsi all'unica possibilità che abbiamo, quella di dire vediamo se possiamo bloccare le aste, parliamo con la banca, questo avremmo voluto vedere come tavolo in prefettura, anche lì, vorremmo capire con la prefettura se possiamo fare questo tavolo fra banche, tribunali e vedere di sistemare in qualche modo una vicenda che sicuramente non è da poco, stiamo parlando di milioni e milioni di euro di business che potrebbe passare di mano da persone oneste a sciacalli o a speculatori.